Buongiorno, è la Massimo Lazzaro Video Production. Sono Massimo Lazzaro e sono qui a commentare ciò che è accaduto ieri, 2 novembre, a Reggio Calabria. Come già sapete, un incidente mortale sulla statale 18 all'altezza di Pentimele, strada di competenza dell'ANAS, proprio nel tratto in cui c'è la casa cantoniera dell'ANAS nella curva. Uno scooter con a bordo due persone è finito, si presume, in una delle decine di buche che costellano quella zona e altre zone della città. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, sono caduti, sono morti sul colpo. Ora, che c'è da dire? Che la strada è totalmente dissestata, chi guida, noi tutti guidiamo, dobbiamo fare da molto tempo le gincane sulle strade di Reggio Calabria, di tutto il circondario di Reggio Calabria, sia di giorno che di notte, per evitare le buche che sono autentici crateri che si formano sulla strada a seguito di mancata manutenzione ormai parecchi anni. Anche le strade che l'ANAS sta asfaltando di concerto col comune di Reggio Calabria, presentano già asfaltate di recente, presentano già le buche in prossimità dei tombini, buche già di 10 centimetri, poiché i lavori non sono stati fatti a regola d'arte. Il tombino di fatto ha una scala rispetto all'asfalto nuovo, messo in opera, di almeno 10 centimetri. Poi con le recenti precipitazioni ovviamente viene eroso tutto attorno e si forma nuovamente la buca. E che c'è da dire? Il sindaco che ha detto? Ha detto che la colpa è della ditta che sta procedendo a fare questi lavori, che non si è presentata ieri mattina. C'erano già i vigili urbani sul posto, la ditta non si è presentata perché siamo in Italia, ovviamente le ditte non si presentano. I vigili urbani che fanno una volta che non si presenta la ditta? Niente, non chiudono la strada che è totalmente inagibile, la lasciano aperta, nessuno prende responsabilità, il sindaco che fa telefona e poi anche lui che ha le mani legate, non sappiamo se ha le mani legate, certamente un'incompetenza ce l'ha grande in parecchi settori, l'ha dimostrato. E comunque, che dire come considerazione finale? È l'Italia di adesso, l'Italia che non ha più responsabilità di niente, un'Italia che nasce nel dopoguerra, con la Costituzione che accentra poteri politici e economici e che poi piano piano, a seguito delle corruzioni interne, non riesce a mantenere. E quindi che fa oggi lo Stato? Lo Stato ti dice che non è in grado di riscuotere le tasse, allora cosa fa? Un condono. Non è in grado di riscuotere i pagamenti, allora crea Equitalia, vedetevela voi. Non è in grado di dare lavoro ai milioni di disoccupati che ci sono in Italia, allora cosa fa lo Stato? Dà un reddito. Tanto dice, io non sono in grado di trovarvi il lavoro, però vi pago, qualcosa ve la pago lo stesso. Poi che altro fa lo Stato? Non è in grado di prevenire la criminalità, la piccola criminalità, cioè i ladri che entrano nelle case, che scassinano, che prendono in ostaggio le persone, che li picchiano, che derubano. Allora cosa fa lo Stato, non essendo in grado di prevenire questa criminalità? Fa un decreto sicurezza e dice alla gente: armatevi, fate da voi. Non vi arrestiamo se uccidete qualcuno in casa. Tutto a posto. Noi non siamo in grado più di adempiere alle nostre prerogative. Quindi vedetevela un po' voi. Ecco, di fronte a tutto questo, anche un sindaco che dice un po', in fin dei conti, il sindaco di Reggio Calabria che cosa dice? Vedetevela un po' voi. Io l'ho fatta la convenzione con l'ANAS. La strada la stanno asfaltando, ma se la ditta non si presenta, io che ci colpo? D'altronde, lo scaricabarile in questo paese è sempre esistito. Ma tant'è.